La riforma della governance del sistema sanitario si basa elettivamente su un'attenta analisi dei bisogni sanitari, sociosanitari, tecnologici, organizzativi. Tutto il percorso che ha portato alle leggi di riforma, ma soprattutto ai documenti strategici tecnici come il piano sanitario, le linee di indirizzo, si basano su un'attenta analisi dei dati. Anche lo strumento sicuramente più innovativo e più maturo dal punto di vista del governo clinico, cioè il Dipartimento Interaziendale Regionale, fonda il suo percorso dagli obiettivi alla sua fase operativa sulla una lettura del quadro epidemiologico, una lettura del sistema organizzativo attuale, si pone degli obiettivi nuovi di presa in carico del paziente. Abbiamo finalmente una struttura organizzativa che è orizzontale, una struttura organizzativa che segue il percorso del paziente. Arriveremo a partire dalla prevenzione fino alla riabilitazione, tenendo presente tutte le fasi, dalla fase della specialistica ambulatoriale, dall'offerta ospedaliera, fino alla creazione di una rete funzionale e governata dal centro.